Ragazzi, questo mese è uno dei mesi veramente difficili, molto difficili. Non dico il più difficile, però purtroppo il laboratorio di Casaletto chiude per vari motivi e quindi abbiamo dovuto muoverci. Dico abbiamo perché parlo per me e il nuovo socio della FAB, che è Francesco, che è entrato da poco, lavoriamo insieme da parecchio tempo e quindi facciamo sto passo. Devo dire che traslocare il laboratorio è delirante, a parte che questo mese non riesco più a far nulla perché mi sono partiti i corsi della scuola, c'ho la revisione del libro d'Arduino, c'ho il trasloco del laboratorio, c'ho i video da fare, veramente sto per scoppiare. Tengo duro, andiamo avanti. Quindi che cosa succederà? Dove andiamo? Qui chiude e si va a Milano. Qual è? C'è già gente dentro, stanno facendo un sopralluogo. Andiamo a vedere. Com'è il sexy shop? Cosa facciamo? Ci riprendiamo? Sì. Come si accende il panico? È automatico. Ma di fatto è anche gentile. Il senso col sani. Qua fuori c'è anche una giungla di tubi. Non so se sono i nostri, spero di no. Abbiamo trovato un posto sui Navigli, vicino alla circonvallazione esterna, zona sud. Veniteci a trovare, magari far quattro chiacchiere, non venite tutti insieme, altrimenti non lavoriamo più. Un caffè ve lo offriamo con piacere. Nelle prossime settimane, appena ci sistemiamo un attimo, faremo partire anche una serie di attività dedicate alla progettazione. Bene, che cosa è successo? Immaginate voi traslocare il laboratorio, veramente un disastro. Non so quanti di voi lo sanno, ma qualche anno fa, subito dopo l'evento, quello del fallimento, quasi fallimento della FAB, eccetera, ero stato alla Maker Faire. Nel tornare in quell'anno incredibile, mi sono trovato tutto il laboratorio invaso dalla fogna, quindi è uscita dal water, è un condominio, quindi tutto il condominio, tutto il weekend, tutto quello che ha fatto è uscito dal water ed era in giro sul laboratorio. È una scena da incubo. E niente, mi sono tirato sulle maniche e ho pulito tutto. Immaginatevi il disastro, ho dovuto buttare via chili e chili di roba, cartoni tutti intrisi, non era acqua, ok? Quindi cose che galleggiavano, e è stato veramente pazzesco. Ecco, diciamo il trasloco, siamo a questi livelli, forse un pochino peggio, perché io ho dovuto prendere tutto e portarlo fuori, invece qua bisogna prendere e portarlo a Milano, per fortuna non è troppo lontano. Speriamo che tutta questa M sia di buon auspicio. Ho diminuito un po' il ritmo anche dei video, come avete visto, sono anche un pochino forse più carichi, quindi sto cercando di fare cose un pochino più corpose per darvi delle mini capitoli, ok, da consultare. Spero che vi faccia piacere. Ci sono tante cose da fare, adesso vedrete. Sto lavorando su alcune cose molto molto interessanti e che veramente, cioè, mi appassiono io a farlo, sono un po' difficiline, però sicuramente molto molto belle da fare, da realizzare, anche per voi che avete come sempre qualche arma in più per i vostri progetti. Bene, con questo è tutto, vi saluto, ci vediamo presto, ciao ragazzi. E alla fine l'abbiamo preso, quindi siamo qua in via Chiesa Rossa Milano numero 77 con Navigli di fianco.
vicini in teoria ci chiamano esterne. Speriamo tutto bene e inizio del trasloco. Un saluto, un grazie anche a Francesco che si sta sbattendo anche lui in questi giorni. Poi magari gli facciamo una mini intervista. Ciao! Ciao ragazzi, a presto!